La mia mamma mi ha insegnato che generalizzare, ovvero applicare un aggettivo o un giudizio singolare a un intero gruppo di persone, è sempre sbagliato. Quando si parla delle persone, è bene invece tenere in considerazione le differenze tra loro e fare le dovute distinzioni. Altrimenti è meglio non parlarne, perché se no si rischia di passare per ignoranti o stupidini. Sempre la mia mamma mi ha detto che le etichette, quando si parla delle persone, sarebbe meglio non utilizzarle mai, perché sono cose superficiali, inventate dai politici e giornalisti per creare schieramenti, puntare il dito contro determinate categorie e il più delle volte per denigrare e screditare, ovvero prendere in giro, chi non la pensa come loro. Il mio amico Marco mi ha raccontato che fino a un po' di tempo fa, quando si comportava male, i suoi genitori gli dicevano: «Marco, fai il bravo, altrimenti arriva l'uomo nero». Allora lui si spaventava tanto e si comportava bene. Negli ultimi 2 anni, invece, i suoi genitori gli dicono: «Marco, fai il bravo, altrimenti arrivano i Novax». E loro gli fanno ancora più paura dell'uomo nero, anche se mi ha rivelato che non ha proprio capito bene chi sono. Ma in televisione hanno detto che sono tanto cattivi, quindi deve essere così. Ho chiesto alla mia mamma di spiegarmi chi sono i Novax. Lei allora si è seduta con me, ha preso un foglio e una penna e mi ha spiegato tutto bene, e alla fine si è rivelato molto più facile di quello che credevo. Mi ha detto intanto che ci sono 3 distinzioni importanti da fare a riguardo. Ci sono i Novax, i Provax e i Freevax. I Novax sono quelli contrari ai vaccini, a tutti i vaccini. Non ne vogliono proprio sapere. Hanno le loro motivazioni, le loro paure e sono convinti che questi farmaci sia meglio evitarli sempre e comunque. No e basta. Loro la pensano così. Io non sono molto d'accordo con loro, perché credo che a volte anche un vaccino può essere utile se utilizzato con intelligenza. E in passato alcuni di questi potrebbero averci aiutato molto. Però rispetto il loro punto di vista. Anche perché se un vaccino funziona e io decido di farlo mentre loro no, il problema non è mio, ma solo loro, visto che io sono protetto. I Provax invece sono quelli assolutamente a favore dei vaccini, di tutti i vaccini. Si fidano ciecamente della loro efficacia, delle aziende che li creano e li mettono in commercio. Sono disposti a farsene infinite dosi, 2, 3, 4, 5 o più all'anno, perché secondo loro male non possono fare. E allo stesso tempo vorrebbero che tutti si vaccinassero, perché, un po' come i Novax, sono sicuri di aver ragione e non mettono mai in discussione in alcun modo le loro convinzioni. Forse anche un po' più dei Novax. Ecco, io non sono d'accordo neanche con loro, perché so che i vaccini sono dei farmaci e come tutti i farmaci possono avere delle controindicazioni, creare reazioni avverse o disagi di vario tipo. Quindi credo vadano eventualmente utilizzati con parsimonia e non come fossero acqua fresca. In generale, penso che essere contrari o a favore di un qualcosa a priori non sia molto intelligente. Ho capito che viviamo in un mondo complesso, dove dietro ad ogni cosa ci sono tante sfumature, e quindi credo che prima di prendere una decisione importante, che in questo caso riguarda addirittura la salute di ognuno di noi, sia giusto informarsi, ragionare, confrontarsi anche con chi non la pensa come me, valutare i pro e i contro, ponderare bene la propria scelta e infine decidere cosa fare. Ah, quasi dimenticavo. Ci sono anche i Freevax, ovvero coloro che non sono né contro né a favore dei vaccini, ma sostengono la libertà di scelta. Credono che ognuno debba essere libero di decidere cosa fare col proprio corpo e quindi se vaccinarsi o meno. Inoltre stanno attenti a distinguere un vaccino dall'altro, quindi a volte lo fanno, altre no, perché evidentemente a volte valutano che sia opportuno farlo, altre volte invece hanno dubbi a riguardo o pensano che si possa evitare. Spesso, soprattutto di recente, vengono confusi con i Novax, perché molti di loro hanno deciso per il momento di non usare un vaccino che va tanto di moda, ma pare non essere molto efficace,
e del quale non ci sono ancora dati certi sulle possibili reazioni avverse, soprattutto a lungo termine. Alcuni poi hanno già avuto la malattia dalla quale il vaccino dovrebbe proteggerli, quindi hanno tanti anticorpi e si sentono già protetti. Altri non hanno paura di questa malattia, che effettivamente ha una letalità molto bassa rispetto alle altre per cui ci si vaccina. E insomma, per queste e altre motivazioni, per ora preferiscono non vaccinarsi, ma è chiaro che sono free vax, perché lasciano la libertà agli altri di fare ciò che credono meglio, senza romperli col... senza disturbarli. Ecco, io penso di essere d'accordo con loro. Penso di essere un free vax. Anche se, come mi ha detto la mia mamma, le etichette sono delle cavolate e infatti non mi piacciono per niente. Ho raccontato questa storia al mio amico Marco e gli ho anche detto che nemmeno l'uomo nero esiste. Ora i suoi genitori sono un po' arrabbiati con me. Ma sti cazzi, quando ci vuole, ci vuole.